Partono oggi i vaccini per i cinquantenni. Da lunedì sarà possibile la prenotazione ai quarantenni per aprire poi a chiunque la possibilità di vaccinarsi. Vaccini garantiti anche agli stranieri residenti in città. Sbarchi a Lampedusa. La situazione sta tornando alla normalità. Nessun allarme sanitario. 3 i positivi di coronavirus prontamente isolati. Covid. Il Green Pass si è garantito anche ai medici vaccinati da 6 mesi. A chiederlo il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato. Sit-in davanti al Tribunale di Palermo per il piccolo Claudio Domino, vittima innocente di mafia. La mamma, Graziella Cetta, torna a chiedere giustizia per un caso rimasto ancora senza colpevoli. Il Palermo è tornato al lavoro in vista della seconda gara dei play-off contro la Juve Stabia. Più pesante del previsto l'infortunio per l'attaccante Nicola Rauti. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi, giovedì 13 maggio. Come avete sentito dai titoli, in apertura partono i vaccini per i cinquantenni. Da lunedì sarà possibile la prenotazione ai quarantenni per poi aprire a chiunque la possibilità di vaccinarsi. Vaccini garantiti anche agli stranieri residenti in città. Gli stranieri presenti comunque sono dotati di un codice che è il codice STP. Cioè straniero temporaneamente presente, in cui la regione siciliana già da anni permette l'assistenza sanitaria, e stiamo cercando di capire come fare ad supplire alla mancanza del codice fiscale, perché poi questo è nell'impianto, e eventualmente li registriamo a parte, intanto li vacciniamo e poi cercheremo di capire come possiamo fare per la registrazione elettronica di queste persone, ce ne stiamo occupando. Noi non stiamo facendo mancare il vaccino a nessuno, come sapete stiamo anche facendo i marginali, gli ultimi, più o meno con lo stesso principio e con lo stesso criterio faremo anche loro. Credo che sia importante vaccinarsi e vaccinarci tutti. Noi ormai solo in questo hub ci siamo attestati sui 4.500 vaccini al giorno, che è un numero ragguardevole. Cominceremo la settimana prossima con l'apertura dell'hub sottostante al padiglione 20 e quindi potremo ulteriormente aumentare la somministrazione del numero dei vaccini. Faremo in modo che entro l'estate tutti i palermitani possano essere vaccinati. Da lunedì già anche i quarantenni cominceranno a prenotarsi e finalmente apriremo a tutte le fasce di età e poi vaccineremo tutti quelli che si vogliono vaccinare. È il motivo per cui noi, adesso che le fasce di età sono scese, c'è più disponibilità di movimento da parte di chi vuole vaccinarsi perché più giovani, l'idea è quella di aprire il padiglione 20A, cioè quello immediatamente qua sotto, in H24, per cui permettere anche le vaccinazioni notturne, che sono più agevoli per chi ha una giovane età. Se è nella fascia di età in cui è richiesta la possibilità di vaccinarsi con Pfizer, noi gli proponiamo il AstraZeneca o Johnson, ma se è nell'età non prevista per questo vaccino può fare il Pfizer. Gela non è più zona rossa, altre 2 ne sono state istituite e proroga della misura restrittiva in 7 comuni. Sensibile calo dei positivi e notevole aumento dei guariti, oltre 2.700 in un solo giorno. Dati che aprono alla Sicilia la zona gialla già dal prossimo lunedì. 2 nuove zone rosse in Sicilia e proroga per altre 7, restrizioni da domani e fino al 26 maggio decise per i comuni di Gaiano, Castelferrato nell'Ennese e San Biagio Platani in provincia di Agrigento. A disporre l'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci, sentite le amministrazioni comunali e a seguito della relazione delle ASP che registrano un aumento dei positivi. Proroga fino al 19 maggio delle zone rosse per i comuni di Tortorici e Nizza di Sicilia nel Messinese, Santa Cristina Gela e San Cipirello in provincia di Palermo, Ravanusa in provincia di Agrigento, Mineo in provincia di Catania e Gela nel Nisseno. Da domani al 19 maggio vigeranno le restrizioni nei centri di Caltavuture e Polizzi Generosa nel Palermitano, quale reiterazione della precedente ordinanza che ha interessato i comuni della città metropolitana di Palermo. Riguardo l'andamento della pandemia in Sicilia, sembra ormai probabilmente certa la zona gialla per l'isola a partire da lunedì prossimo. I nuovi dati che si stanno consolidando nel corso della settimana aprono a un deciso rallentamento del diffondersi dei contagi,
come non si vedeva da mesi. Ieri 600 i nuovi positivi in Sicilia, a fronte di circa 26.000 tamponi processati tra rapidi e molecolari. Vero e proprio boom di guariti, oltre 2.700 in un solo giorno. La città metropolitana di Palermo registra 75 nuovi positivi, scendendo dopo mesi sotto i 100. Aumentano i dimessi dalle corsie e dalle terapie intensive. Restano però 22 i decessi per Covid. Continua, anche se a rilento, la campagna vaccinale. Oltre 1.700.000 i siciliani che hanno ricevuto la prima dose di siero anti-Covid. E andiamo a Lampedusa, sbarchi, la situazione sta tornando alla normalità, nessun allarme sanitario, 3 i casi positivi di coronavirus prontamente isolati. Vediamo. Grazie anche al lavoro preziosissimo delle forze dell'ordine, i migranti che sono arrivati numerosissimi in questi giorni sono fisicamente separati dal resto del paese, sono stati isolati nei giorni, chiaramente la maggior parte all'hotspot, 350 circa sono rimasti per 12 ore al Molo Favaloro, altri 400 sono stati avviati nella nave quarantena. Quindi diciamo non hanno nessun tipo di contatto con i cittadini lampedusani. Certamente diciamo, le strutture sanitarie dell'isola hanno dovuto comunque offrire sanità anche a questi, queste persone, questi uomini, queste donne, questi bambini, molte donne gravide che sono sbarcate a Lampedusa nei giorni scorsi. Abbiamo fatto partire 4 voli con l'elicottero per trasferire alcuni pazienti che avevano delle condizioni patologiche in corso, li abbiamo trasferiti per gli ospedali di Palermo e di Agrigento. Complessivamente adesso, a distanza di 3 giorni, la situazione diciamo, si è normalizzata, andiamo svuotando gradualmente il centro di accoglienza. È ovvio che quando in un'isola non grande come Lampedusa, dove è in corso una campagna di vaccinazione di massa, isola la quale è fra l'altro da un mese già zona rossa, quando in quest'isola sbarcano in 24 ore 2.000 migranti, ovviamente un problema c'è. C'è un problema di ordine pubblico potenziale, c'è un problema di sanità pubblica potenziale. Al momento, per fortuna, non ci sono stati diciamo, non ci sono state, diciamo, momenti di promiscuità, per cui le popolazioni sono state tenute a distanza, anche perché abbiamo riscontrato 3 casi di pazienti migranti positivi al Covid che sono stati immediatamente isolati, per cui insomma credo che non ci sia nessun tipo di allarme sanitario. Noi ormai su Lampedusa siamo abituati a fronteggiare queste emergenze, perché non sono più, cioè, mi sembra anche strano utilizzare il termine emergenza, ormai non è più un'emergenza, è ormai una routine che almeno 6-7 mesi l'anno riguarda l'isola. Io sono lì da 3 anni e in 3 anni ho vissuto 3 stagioni esattamente identiche, cambiano le modalità ma il film è sempre lo stesso. La prima estate, l'estate di Salvini, sbarcavano non più con gli sbarchi autonomi ma venivano con l'ONG. La seconda estate, l'estate in cui non c'era più Salvini, sbarcavano tanti gruppi ma con numeri piccoli. Quest'anno vengono invece, è diminuito il numero degli sbarchi, ma è aumentata la dimensione degli sbarchi stessi, quindi poche barche ma con grandi numeri, ma sostanzialmente il film è sempre lo stesso, non è più un'emergenza, è un'ordinaria amministrazione. È chiaro che col Covid si complica tutto, perché si complicano le procedure di messa in sicurezza, chiamano messa in sicurezza, perché purtroppo quando le condizioni sono di forte promiscuità, come in questi casi, basta un positivo per diffondere ovviamente la malattia, per cui emergenza sì, ma diciamo a Lampedusa siamo abituati a questi numeri, siamo abituati a ragionare con questi numeri, e quindi insomma l'ASP di Palermo non farà mancare il supporto non soltanto ai migranti ma anche e soprattutto ai cittadini di Lampedusa. E continuiamo con le notizie sul Covid. Il Green Pass sia garantito anche ai medici vaccinati da 6 mesi. A chiederlo il presidente dell'Ordine dei Medici, Toti Amato. Vediamo. Il pass vaccinale, che consentirà a tutti di spostarsi più serenamente, è un sistema intelligente, ma nei fatti esclude gli spostamenti dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sociosanitari che hanno ricevuto il vaccino tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021. A pagare non possono essere sempre i medici. Così il presidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato, componente della Federazione Nazionale FNMCEU, rilanciando l'allarme del presidente nazionale Filippo Anelli.
Considerato che il Green Pass sarà rilasciato a giugno, vanno riviste le priorità della campagna vaccinale, assicurando a tutti i sanitari la terza dose di vaccino. Quando il certificato verde arriverà, sottolinea il presidente dei medici, saranno già scaduti 6 mesi di protezione contro il Covid, certificati dall'Agenzia Europea per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Infettive. Ecco cosa accadrà. Tutti liberi, rimarca Amato, tranne chi si è massacrato per curare e salvare vite, spendendosi, come ha detto il presidente Anelli, senza risparmiarsi per far fronte alla pandemia, non solo curando i pazienti, ma cercando di puntellare, con la loro disponibilità e negazione, tutta una serie di carenze strutturali e organizzative. Il pass è un'ottima soluzione, ribadisce Amato, ma va accompagnato al diritto al richiamo e ad una tempistica certa della terza somministrazione, che per medici e sanitari vuol dire non solo godere di una meritata vacanza come il resto della popolazione, ma continuare a lavorare con più serenità nelle corsie, a contatto diretto con i positivi. E il Covid-19 ha lasciato indietro tante altre patologie e ha portato a trascurare la prevenzione con meno visite, screening e controlli. Queste mancanze le potremmo pagare a caro prezzo nei prossimi anni. Per questa ragione la Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare ha promosso e organizzato oggi la Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare. La pandemia ha rappresentato un problema oltre che generale per la gente, un problema per la salute delle persone in moltissimi campi. Sappiamo che soprattutto nei periodi di acuzie i pronti soccorsi sono rimasti deserti, non perché la gente non si ammalava, ma perché la gente aveva il timore di accedere in ospedale. E allo stesso modo molte patologie, soprattutto croniche, hanno avuto un'interruzione delle cure. E probabilmente la prevenzione cardiovascolare di cui ci stiamo occupando in questi giorni, oggi è la giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare, è uno degli aspetti della cura cronica più penalizzati. Questo perché ovviamente la gente, le persone, cercano di curare prima di tutto un problema attivo piuttosto che cercare di prevenire un problema che ancora non si è verificato, o un secondo problema come il caso della prevenzione secondaria, che rappresenta il tentativo di evitare un secondo evento. Questo chiaramente in questo periodo tanti pensieri hanno soverchiato le problematiche della gente, per cui diciamo questo aspetto della sanità è stato assolutamente penalizzato. La prevenzione cardiovascolare ha diversi gradi: ci sono soggetti a più basso rischio, soggetti a più alto rischio, e questo il tentativo di prevenire eventi futuri va fatto modificando gli stili di vita, prima di tutto eliminando una serie di comportamenti erronei, che possono essere alimentari, possono essere per esempio il fumo di sigaretta, può essere l'abitudine all'attività fisica, ma anche e soprattutto va fatta intervenendo farmacologicamente quando ci sono delle circostanze che lo richiedono. Per esempio al centro della prevenzione cardiovascolare stanno i livelli alti di colesterolo e di LDL colesterolo, che vanno ridotti. Ora, nel tempo abbiamo fatto passi da gigante nella prevenzione cardiovascolare, tant'è che oggi è vero che le malattie cardiovascolari rappresentano sempre la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati e in Italia in particolare, però l'età media delle malattie cardiovascolari si è spostata in maniera sensibile. Questo perché c'è più informazione, ci sono migliori possibilità di intervento farmacologico, c'è più consapevolezza da parte della gente e dei medici che debbono intervenire in maniera efficace. Ora, il problema di questa situazione è che un'interruzione di tutto questo meccanismo non porta a un danno immediato, per cui il soggetto vede un danno nel breve, ma il problema è che lo vedrà tra tanti anni,
tanti anni che subiranno l'effetto di un'interruzione eventuale di cura in generale. E proseguiamo con la cronaca, sit-in di protesta questa mattina davanti al Tribunale di Palermo per il piccolo Claudio Domino, vittima innocente di mafia. La mamma, Graziella Cetta, oggi torna a chiedere giustizia per un caso rimasto ancora senza colpevoli. Ad oggi è passata una settimana e io quella telefonata non l'ho ricevuta. Avete costretto due genitori a scendere in piazza dopo 34 anni. Stato, vergognati. Io dico ai ragazzi delle scuole che devono avere fiducia in questo Stato, perché io da 34 anni che ho fiducia in questo Stato. Silenzio più totale. Non lo devo sapere da una televisione che il bambino Claudio Domino è stato ucciso da Faccia di Mostro. Aiello, Giovanni Aiello, che è accusato degli omicidi di Claudio, di Ninni Cassarà, di Mattarella, degli Agostino, di Emanuele Piazza, di Pio La Torre e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente che sa il trascorso di papà è difficile raccontarlo così brevemente. Diciamo che è partito da una vita sbagliata, ha cercato di redimersi pagando per intero il suo debito con la giustizia, ha incominciato a fare delle dichiarazioni molto importanti che comunque hanno unito me e questa donna in maniera particolare. Ovviamente è stata una delle prime e delle uniche persone a parlare di Faccia di Mostro e purtroppo l'ha collegato sull'omicidio del piccolo Claudio Domino. Faccia di Mostro, stiamo parlando di Giovanni Aiello, ovviamente, e credo che sia assurdo dover arrivare a fare questo per avere un po' di giustizia, perché questo bambino è stato veramente trucidato come un feroce killer. Credo che sia indegno che oggi ci dobbiamo trovare qua, grazie ai media, alle televisioni, nonostante i 34 anni passati. Quindi per me era importante venire qua a dare testimonianza e solidarietà a Graziella, che la vita in qualche maniera comunque ci ha incastrato a livello umano, a livello personale, anche se proveniamo da due situazioni abbastanza parallele. Oggi avrei voluto da questa procura un pizzico di conforto, un pizzico di speranza. Non è arrivata, ne terrò conto. Il dolore è grande, ci sta squarciando veramente di nuovo il cuore, ma non ci arrenderemo, andremo avanti. Ottavio Zacco, consigliere comunale del gruppo Italia Viva a Palermo, mette in evidenza la necessità di favorire l'utilizzo di spazi aperti per agevolare le riaperture delle attività di ristorazione. Negli ultimi giorni, finalmente dati più confortanti riguardo l'andamento della pandemia in Sicilia, e lunedì dovremmo essere zona gialla. Tanti i ristoratori che apriranno, ma non avranno gli spazi esterni e non potranno lavorare di fatto. Lo diciamo da quando è uscito il decreto dal governo nazionale. Occorre in deroga autorizzare tutte le attività che hanno la necessità di mettere i tavoli all'esterno. Siamo in emergenza e quindi la città deve essere governata da emergenza. Lo diciamo all'amministrazione attiva. Diverse città hanno già provveduto a fare la delibera di giunta per andare in deroga ai regolamenti. Non si capisce il motivo per cui ancora Palermo non ha approvato nessuna delibera di giunta per dare input agli uffici, e questo comprometterà notevolmente diverse attività, con il rischio che usciranno i tavoli lo stesso in maniera abusiva e poi la Polizia Municipale sarà chiamata purtroppo a verbalizzarli in un momento dove loro sono veramente in agonia. Ecco, questa dovrebbe essere una situazione che sicuramente non si deve verificare, perché già i cittadini sono in grandi difficoltà. Una situazione del genere creerebbe davvero uno scompenso sociale non indifferente. Creerebbe tensione sociale in un settore che è stato veramente messo alla prova, che è stato penalizzato rispetto a tutti gli altri settori, insieme agli hotel e alle cerimonie, e che purtroppo c'è il rischio che saranno ulteriormente violentati da chi governa la città.
continuano le attività di riqualificazione del territorio a Palermo. Il presidente della quinta circoscrizione, Fabio Teresi, è intervenuto assieme agli assessori Giambrone e Marino sulle aree di Piazza Tosti e Piazza Busacca nel quartiere Malaspina. Noi di fatto non ci siamo mai fermati, abbiamo in questi anni tentato di dare le risposte che potevamo dare rispetto anche ai compiti a noi assegnati. Io purtroppo ritorno sempre sullo stesso punto, le circoscrizioni in questo momento hanno solo un potere propositivo e quindi anche come scocciatura, diciamo, ci mettiamo a sollecitare interventi di riqualificazione che poi sono gli interventi che la gente ha più necessità, più bisogno, dove sente più il bisogno di avere risolto il problema sotto casa. E quindi sono quegli interventi che danno un minimo di dignità e vivibilità alla nostra città e ai nostri quartieri. Proprio stamattina abbiamo con forza chiesto che venissero rimesse le piante su Piazza Busacca. Dice: ma che cosa sono tre piante? Io dico sempre che il cittadino si deve riabituare al gusto del bello e dobbiamo riscoprire il gusto del bello. E anche una semplice pianta al centro di una strada può identificare un cambiamento e un quartiere diverso. Abbiamo rimesso le piante a Piazza Busacca, abbiamo ripristinato un minimo di decoro su Piazza Tosti, che ogni mattina è invasa da rifiuti o dalle erbacce, la stessa rotatoria che era stata affidata ad alcune associazioni. Adesso siamo intervenuti attraverso i lavoratori della Reset, che non finirò mai di ringraziare, perché pur nelle mille difficoltà comunque ci sono tanti lavoratori armati di buona volontà e che vogliono fare. Dobbiamo mettere a sistema tutte queste energie. Io penso che sia possibile farlo e sia possibile pure dare un volto nuovo a questa città. Con piccolissimi interventi possiamo dimostrare che davvero possiamo far rendere questa città più vivibile e in condizioni di decoro migliori. Penso che i nostri prossimi interventi saranno soprattutto quelli di programmare una serie di diserbi nei nostri marciapiedi, perché il problema che abbiamo in questa città è anche che passeggiando ci si possa perdere all'interno dei cespugli che ci sono sui nostri marciapiedi. Quindi stiamo dando priorità al diserbo dei marciapiedi su via Leonardo da Vinci, su Villa Terrasi, su Villa Turrisi, su alcune marciapiedi della Zisa, della Noce. Insomma, stiamo programmando una serie di interventi sui marciapiedi di diserbo e di sistemazione delle villette. Igor Gelarda, capogruppo Lega al Consiglio Comunale di Palermo, incalza sulla mancata programmazione del cimitero dei Rotoli, una situazione che ha causato lo stallo di mille bare nelle tenso strutture del cimitero cittadino. È un cimitero che ha 200 anni, prima o poi si doveva saturare, negli ultimi anni si andava verso la saturazione. Siccome la parola programmazione manca completamente nel vocabolario del sindaco Orlando, siamo ridotti a questo, ma questo fa il paio col problema dei ponti pericolanti, col problema della spazzatura. Purtroppo ormai siamo in agonia, il sindaco dovrebbe solo dimettersi, in alternativa noi cercheremo di portare avanti la mozione di sfiducia, che è l'unica cosa che libererebbe la città da questo ultimo anno inimmaginabile per i palermitani. Brevemente, tanti cittadini incalzano dicendo: intanto dimettetevi voi da consigliere, perché voi non fate un passo di questo tipo? Le dimissioni dei soli consiglieri permetterebbero al sindaco di restare in carica, quindi ci sarebbe il sindaco che continua a non fare nulla o a fare male e i consiglieri che cercano di contrastarlo e quindi di limitarlo che andrebbero via. Sarebbe un'opzione assolutamente folle. La sfiducia, andiamo tutti a casa, ma almeno va via anche il sindaco Orlando. Stiamo già lavorando con il centrodestra per un nuovo programma, per una nuova città, ma sarà veramente difficile perché sarà una specie di città del dopoguerra. Ci sarà tanto da ricostruire. Incidente oggi a Piazza Verdi a Palermo. Un uomo a bordo del suo scooter è stato travolto da un'automobile in transito che stava impegnando l'incrocio in direzione via Cavour. La donna alla guida dell'autovettura, abbagliata dal sole, non avrebbe visto il motociclista travolgendolo. I primi soccorsi all'uomo sono stati prestati dalle forze dell'ordine di stanza sul posto e da alcune unità dei vigili del fuoco che transitavano da Piazza Verdi. Successivamente sono intervenuti i vigili urbani per dirigere il traffico ed effettuare i primi rilievi. L'uomo intanto è rimasto sull'asfalto fino all'arrivo dei soccorsi, che sono giunti sul posto dopo oltre 20 minuti. Le condizioni dell'uomo, che è rimasto vigile, sembrano comunque non destare preoccupazione.
A Galati Mamertino iniziati i lavori per la messa in sicurezza della spiaggia, ma il comitato chiede chiarezza. Vediamo. Ancora, insomma, l'unica cosa che siamo riusciti a vedere, due mezzi in due giorni diversi che hanno un poco spalato la sabbia per creare la strada per il passaggio dei mezzi, ma dopo un mese poco è cambiato. Il comitato, diciamo che dopo quasi due anni di lotta, si ritiene soddisfatto, ma non troppo, perché non possiamo dire grazie per quello che abbiamo oggi. Ci auguriamo che ci sia veramente la rinascita di questo litorale, la rinascita e quindi correlato a ciò sarebbe la realizzazione anche di future opere compensative, anche accedendo magari a tutti i ribassi d'asta che in questi anni sono stati fatti nel momento in cui sono stati messi in atto dei lavori anche di somma urgenza, perché non ci dimentichiamo che noi siamo partiti da uno stanziamento iniziale di 4 milioni e mezzo di euro ed oggi ne sono rimasti appena 1,5 milioni per questi lavori e dei quali ulteriormente sottoposti a ribassi d'asta, insomma non sappiamo quanto alla fine resterà, sono rimasti degli spiccioli per intervenire e quindi la nostra paura è che questi soldi non bastino. Il prezzo che abbiamo dovuto pagare è veramente troppo alto per arrivare a vedere in minima parte tutelati i nostri diritti. Il prezzo è alto perché noi ci ritroviamo oggi di fronte a case totalmente distrutte, ad un paese depauperato, ad un paese privato di quello che è la sua essenza, il mare, a delle attività commerciali che hanno subito fortemente in questi anni, perché è venuta a mancare quella che è la fonte economica principale del luogo, il turismo. Noi non vediamo più turisti ormai da anni e quindi direi che, ripeto, soddisfatti per certi versi, perché possiamo dire pur si muove, non è il caso di dire tanto rumore per nulla, perché effettivamente oggi forse il rumore che abbiamo fatto, anche grazie al nostro comitato, a qualcosa forse sta servendo, si cominciano a muovere le prime pietre. Però direi che non è neanche il caso che qualcuno si fregi o si prenda i meriti di un qualcosa che è arrivato veramente troppo tardi e solo perché qualcuno finalmente ha deciso di fare il proprio lavoro, di compiere il proprio dovere. E oserei dire forse neanche per coscienza, ma per mettere veramente una toppa ad una situazione che era ormai diventata insostenibile. Per noi è una mazzata in più di quella del Covid, perché la gente non viene a mangiare, non viene a prendere il gelato, non viene a spendere e quindi noi siamo praticamente confinati, va bene, in una situazione che non usciremo mai. Fra il Covid, che penso che ci vorranno almeno 3-4 anni per riprendersi, più sta spiaggia giustamente che è 4 anni che non possiamo fare niente. Dico, le istituzioni se ne sbattono in tutto e per tutto, quindi non sappiamo quello che dobbiamo fare. Sperando che questa sia la volta buona, ma sempre io ci spero soltanto. Intanto hanno fatto un cantiere, hanno chiuso, quindi dove sono io praticamente non lavoreranno. Quindi sarà un discorso chiuso dove ci sono io completamente. E quindi qua non so come finirà. Io spero che le istituzioni un attimino diano un'accelerata a questi lavori. E passiamo al calcio. Il Palermo è tornato al lavoro in vista della seconda gara dei play-off contro la Juve Stabia. E intanto è più pesante del previsto l'infortunio per l'attaccante Nicola Rauti, che salterà la sfida in Campania. Si tratta di un'altra brutta tegola per l'attacco del Palermo. L'infortunio di Nicola Rauti è più pesante del previsto. Il problema al ginocchio destro costringerà il giocatore rosanero a rimanere fuori almeno 2 o 3 settimane. Le condizioni devono essere valutate, ma di certo l'attaccante non potrà scendere in campo per la gara del secondo turno dei play-off, in programma mercoledì prossimo contro la Juve Stabia. Il tecnico Giacomo Filippi è dunque costretto a modificare qualcosa in attacco. Rispetto all'assetto offensivo delle ultime settimane si valuterà la possibilità di far scendere in campo sin dal primo minuto Lorenzo Lucca. L'attaccante ha ricominciato ad allenarsi con la squadra, ma ci sarebbe anche Andrea Saraniti, pronto a giocare dal primo minuto. Il palermitano ha disputato delle buone partite nelle ultime sfide contro Virtus Francavilla e Teramo. Per l'allenatore ci sono
sono da sciogliere anche alcuni rebus per ciò che riguarda la difesa. Sono da valutare infatti le condizioni di Palazzi e Somma, che non hanno superato gli infortuni che li hanno costretti a rimanere fuori nel primo turno dei play-off. A centrocampo sempre in dubbio Ogier, che è però sulla via del recupero. La Lega Pro ha reso noto che il Palermo sul campo della Juve Stabia nel secondo turno dei play-off scenderà in campo mercoledì prossimo 19 maggio con inizio alle ore 17:30. Continuate a seguire gli aggiornamenti sui nostri profili social. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di ascolto.